Come fu predetto, Amon, il dio oscuro, è tornato in vita. Se ci sono speranze per la nostra galassia, sono nelle mani degli Xel'Naga. Solo una parte della profezia non si è avverata. E sul pianeta in cui Amon è rinato, l'ultima luce verrà rivelata. Un solo essere ne conosceva la posizione. Una creatura nota come Samir Duran, che i Terran conoscono col nome di Narud. In questo sistema si cela una struttura della Möbius da tempo dimenticata. Spero che quelle mura contengano i segreti che cerco. Zeradul, quale onore! Sono il pretore Talis e richiedo umilmente il vostro aiuto. Una forza sconosciuta ha rapito i Templari dalle nostre colonie. Io e le mie forze li abbiamo rintracciati in un complesso Terran, ma siamo sotto attacco da parte dello Sciame. Lo Sciame? Sto arrivando, Talis. Che Adun vi nasconda fino al mio arrivo. I nostri fratelli sono tenuti prigionieri nel complesso. Dobbiamo liberarli prima che lo Sciame travolga ogni cosa. Zeratul, mi sembrava di aver percepito la tua presenza. Veniamo al dunque. Perché sei qui? Questo luogo contiene le informazioni che cerco e i miei fratelli imprigionati. Intendo reclamare entrambe le cose dalle mani dei Terran. Questo complesso è un luogo di produzione dell'armata di ibridi di Amon. Il mio Sciame lo cancellerà dall'esistenza. Ma so che questo non servirà a fermarti, perciò te lo dico chiaramente. Stanne fuori, Zeratul. Non temete, non abbandoneremo lo scontro, Talis. Se siamo agili e avveduti, possiamo evitare lo Sciame. Bene, il presidio è pronto al vostro arrivo. Grazie. Temevamo che la fine fosse vicina. Che cosa sai di questo complesso, Zelota? I Terran ci hanno torturato. Hanno fatto degli esperimenti. La maggior parte di noi non è sopravvissuta. Ho già visto questo tipo di scempio. Ma Narud è morto. Chi vi ha portato qui? Purtroppo non lo so. Pretore, desideriamo unirci a voi per vendicare i nostri fratelli. Allora preparatevi, Templari. Fratelli, i Taldarim stanno rapendo i Templari. Li portano in strutture Terran, trasformandoli in ibridi. I Taldarim? Quegli eretici non si sono mai avventurati così vicino ai nostri pianeti. Può essere solo opera di Amon. Templare, dove vi tenevano rinchiusi? In un tempio Xel'Naga, diverso da tutti gli altri. Era chiamato Erris, ma la sua obbligazione c'era tenuta nascosta. Sia la Möbius sia i Taldarim erano al servizio di Narud. Lui avrebbe saputo dove si trova questo tempio. Il sistema di Atreas. È lì che Amon è rinato. Nelle profondità del quadrante Sigma. E sotto il controllo dei Taldarim. Voi mi avete aiutata nella mia missione, Zeratul. L'onore mi impone di restituirvi il favore. Vi aiuteremo a conquistare questo tempio. Il tempio di Erris. All'interno di quelle antiche mura giace la nostra ultima speranza. Taldarim, sigillate il tempio. Nessuno deve entrare finché il mio compito non sarà terminato. Chi contravverrà gli ordini del monarca pagherà con il sangue. Il monarca dei Taldarim è qui. Non è certo un buon segno.
Non è l'unico ostacolo che dovremo affrontare, Xeratul. Questo mondo è il prossimo alla fine. Le riserve di Vespene sotto la superficie sono instabili. Il pianeta è soggetto a frequenti eruzioni. Queste fenditure sono le ultime fonti di Vespene rimaste. Dovremo conquistarle per poter creare un'armata. Spero che ne valga la pena. La via per procedere è finalmente libera. Sì, ma i Tal'Darim non rimarranno a guardare. Verranno a salvare il loro monarca con ingenti forze. Andate, Xeratul. Trovate le risposte che cercate nel Tempio. Le nostre lame vi concederanno il tempo necessario. Vi ringrazio, Talis. Entaro Tassadar. Adon Tauridas, fratello. Monarca, gli intrusi sono penetrati nel Tempio. Tra poco ci saranno addosso. Bloccate la via d'accesso. Io contatterò il padrone. Come vuole la lama di Amun. Xeratul, i Tal'Darim stanno reagendo. Gli ibridi attaccano le nostre forze. Siete riuscito a penetrare nel Tempio sano e salvo? Sì, ma la via d'accesso è stata bloccata. È probabile che i Tal'Darim sospettino un'intrusione. I miei Templari stanno ingaggiando il nemico. Per ora dovrete proseguire da solo. Farò il possibile per monitorare i vostri spostamenti. Guerrieri, dobbiamo proseguire. Il destino della galassia dipende da questo. Questa alcova domina la camera centrale. Deve essere lì che si nasconde Malash. Seguono Amon in guerra. Siamo arrivati tardi. C'è ancora speranza, Xeratul. Quel dispositivo, i Tal'Darim lo usano per comunicare con Amon. Sì, e distruggendolo possiamo rallentare le forze di Amon abbastanza da avvertire Artanis. Ci penserò io. Sta succedendo qualcosa. Rilevo una potente oscillazione di energie del vuoto. La stele ancestrale vi condurrà alla speranza. Tassadar! Possibile! Talis, ho avuto una visione dall'aldilà. La risposta alla nostra salvezza. Salvezza giungerà solo per mano mia. Lasciate che le vostre sofferenze abbiano fine. Amon sta facendo crollare il tempio. Devo andarmene subito. Talis, il mio popolo non potrà mai ripagare il debito nei vostri confronti. Per Ayur! Infine, la profezia.
stata. E attraverso un grande sacrificio ci è stata data la speranza. Una visione degli Xel'Naga che potrà aiutarci a scongiurare la desolazione eterna. Ora devo tornare dal mio popolo. Non capiranno le mie azioni, ma affronterò il loro giudizio. Farò in modo che capiscano. Poiché solo Artanis, giovane gerarca dei Protoss, potrà unificare le fazioni ormai divise, prima che la collera di Amon pervada la galassia.